Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del tema della restituzione delle tasse sospese a causa del sisma del 6 aprile del 2009. Il 16 di aprile ci sarà una grande mobilitazione all'Aquila contro la restituzione delle tasse. Imprese circa 350 che sono a rischio chiusura per restituire appunto quanto non pagato negli anni. Un provvedimento questo che rischia di mettere in ginocchio l'economia cittadina e di lasciare a casa tantissimi lavoratori. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Stiamo percorrendo tutte le strade, a livello legale, a livello diciamo di sensibilità e a livello anche a questo punto di interloquire con l'attuale finché ci sarà governo, perché è una corsa contro il tempo affinché possa fare un intervento immediato per così dire mettere una pezza, se si riesce, a quello che potrebbe essere la fine, a mio avviso purtroppo lo dico e lo ripeto, di decine di aziende radicate da decenni nel territorio. Una mobilitazione cittadina, una grande manifestazione che si svolgerà lunedì 16 aprile all'Aquila per dire no tutti insieme alla restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 6 aprile 2009 e ora, come è noto, richieste dalla Commissione europea, che ha considerato la sospensione un vero e proprio aiuto di Stato. Arriviamo al 2017, ormai governo Gentiloni, e il governo Gentiloni addirittura, alle insistenze dell'Europa, mette in campo un commissario che dovrebbe provvedere poi, che dovrà provvedere tra poco, anzi che ha già provveduto, a riscuotere coattivamente da queste imprese quanto dovuto, ma dovuto nel senso quanto richiesto, perché a nostro parere questi soldi continuano a non essere dovuti, perché il danno c'è e queste imprese hanno ricevuto quello che dovevano ricevere per rimanere in piedi. Questo è diciamo, la goccia che fa traboccare il vaso, è l'atto finale di una incapacità e inconsapevolezza di quello che accade. Quando si vedono le cartelle con gli importi e le cifre che sono scritte, si comincia ad aver paura. E la paura purtroppo non è solo di noi imprenditori, costruttori, artigiani, anche liberi professionisti, perché qui è stata estesa una platea molto più ampia di quella che inizialmente potesse pensarsi, al di sopra dei 200 famosi 1000 euro di de minimis, ma coinvolge una platea al di sopra delle 300 cartelle, 350 cartelle, sicuramente con misure diverse e posizioni diverse, ma la città comincia a capire purtroppo che adesso il problema esiste ed è concreto ed è serio. E la mobilitazione serve a questo, a far capire che dietro questa problematica ci sono posti di lavoro. La manifestazione partirà alle 10:30 dalla Fontana Luminosa. Saranno invitati tutti i leader politici nazionali per un'azione serrata sia a livello parlamentare che giuridico. Il corteo poi prenderà le vie del centro, dove ci sono ancora le ferite del terremoto. Oltre alla manifestazione del 16 aprile, gli imprenditori hanno intenzione anche di promuovere una marcia su Roma con un sit-in davanti a Palazzo Chigi. La legalità è di casa, questo è il titolo della proposta di legge regionale presentata oggi a Pescara dai consiglieri del Movimento 5 Stelle per porre fine al fenomeno dell'illegalità negli alloggi popolari. Primo firmatario di questo provvedimento il consigliere Domenico Pettinari. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Una proposta di legge regionale per combattere l'illegalità negli alloggi popolari. Lei, consigliere Pettinari, è il primo firmatario di questa proposta di legge e auspica una posizione condivisa anche da parte degli altri partiti, è così? Sì, una sfida che lanciamo a centrodestra e centrosinistra. Purtroppo loro sono stati sempre quelli che hanno approvato le sanatorie per gli occupanti abusivi, mentre noi vogliamo sbatterli fuori dalle case popolari. Allora, la nostra legge prevede che chi ha commesso reati e quindi ha subito condanne passate in giudicato per reati gravissimi, quale l'usura, lo spaccio di droga, l'estorsione, lo sfruttamento della prostituzione, detenzione di armi, nei 5 anni precedenti la domanda di assegnazione di un alloggio popolare non può partecipare alla graduatoria. Chi è già assegnatario degli alloggi popolari e commette appunto e subisce una condanna definitiva per reati gravi che abbiamo appena detto, deve essere
sfrattato immediatamente, prevedere che non solo l'alloggio, sia chi adibisce l'alloggio ad attività illecite, ma anche chi adibisce le zone limitrofe, le pertinenze dell'alloggio ad attività illecite, deve essere sfrattato, dichiarato decaduto. Di vietare soprattutto l'attivazione di contratti delle forniture di energia elettrica, gas e acqua agli occupanti abusivi, a chi occupa con la forza e con la violenza. Ecco, questa norma ristabilirebbe la legalità all'interno degli alloggi popolari nelle nostre periferie e soprattutto riporterebbe una condizione di pace sociale. Non solo, noi vogliamo anche istituire e creare una sorta di laboratori degli arti, dei mestieri, un laboratorio di formazione professionale per tutti quei ragazzi disoccupati, meno giovani disoccupati delle periferie e quelli che abbandonano la scuola. Ci sono tante associazioni che operano in tal senso, vogliamo creare anche una sinergia con queste associazioni. Adesso torniamo all'Aquila perché siamo alla vigilia dell'anniversario del terremoto che questa notte vedrà la fiaccolata in ricordo delle vittime. A 9 anni dal sisma, il sindaco dell'Aquila Biondi, al suo primo anniversario con la fascia tricolore del capoluogo, vede una comunità che ha saputo reagire ma la vorrebbe più coesa. È questo il messaggio che lancia, che andiamo ad ascoltare nel servizio. Immagina una città più coesa, innanzitutto come comunità. Sono parole del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a 9 anni dal terremoto. Il primo cittadino, al suo primo anniversario con la fascia tricolore del capoluogo, vede una città che si sta rialzando, una comunità che comunque, di fronte al sisma del 6 aprile, ha saputo reagire. Ma la immagino intanto con una comunità più coesa che ha saputo fare tesoro delle sofferenze, dei dolori e ha trovato intorno al simbolo nero-verde, che è la bandiera di tutti noi, delle ragioni di unità. Perché c'è bisogno dello sforzo di ognuno di noi, di ogni cittadino, per continuare a cambiare questa città che comunque negli anni ha vissuto dei progressi importanti, dei progressi notevoli, tanto più se oggi lo confrontiamo con altre realtà molto minori dal punto di vista della complessità naturalmente. E vediamo che questa è una città intanto in cui la ricostruzione privata ha fatto dei passi da gigante, il centro storico, il nostro asse centrale inizia a riprendere la sua fisionomia ante sisma, si riaprono delle attività commerciali, c'è la ricostruzione pubblica che stenta, ma comunque alcune cose sono state fatte, altre sono da fare. Abbiamo riaperto con le Maggio, che è un simbolo importante per tutti noi. È una città che sta conoscendo la sperimentazione del 5G, che verrà la città cablata con la fibra ottica, c'è questo grosso progetto sulla mobilità sostenibile e sulla mobilità elettrica, bisogna lavorare molto sulla qualità della città, sulla qualità della montagna, sul rilancio turistico, sul sostegno a questo fervore culturale che c'è. Però io credo che sia una città che ha reagito. Andiamo avanti, ci spostiamo a Pescara. La Confcommercio conferma la sua posizione critica nei confronti del progetto di riqualificazione dell'area di risulta presentato dal Comune di Pescara e rilancia la sua idea per l'area della vecchia stazione presentandone il progetto redatto dall'architetto Sabatino Catani. Sentiamo. La Confcommercio di Pescara conferma una posizione molto critica nei confronti del progetto di riqualificazione dell'area di risulta presentato dal Comune e rilancia invece la sua idea per l'area della vecchia stazione presentando il progetto redatto dall'architetto Sabatino Catani per conto dell'Associazione dei Commercianti. Questa mattina in conferenza stampa il presidente di Confcommercio Pescara, Franco Danelli, ha illustrato la posizione dell'associazione. Il nostro progetto prevede un solo multipiano di proprietà del comune, ha detto Danelli, con facciate in vetro fotovoltaico, giardini verticali e 4.000 posti auto nei piani superiori e un piano terra intermodale per i servizi, il parcheggio gratuito dei disabili, gli autobus e navetta elettrici. Il presidente ha auspicato che sia il comune di Pescara, tramite la società Pescara Parcheggi, a mantenere la gestione dei parcheggi cittadini, mantenendo dunque la gestione dei 4.000 posti auto del multipiano senza alcuna modifica delle tariffe.
tariffe attuali. L'architetto Catani ha invece spiegato nel dettaglio il progetto di Confcommercio. La Confcommercio non dice no al progetto delle aree di risulta proposto dal Comune, ma formula una proposta alternativa, nettamente migliorativa per il Comune e per la città. Si realizza in particolare nella realizzazione di un multipiano moderno che respira, tutto verde, produce energia elettrica, disinquina l'aria, per cui questa è la parte principale del progetto. Per il resto ci sono campi sportivi, aree verdi, centri diciamo multiculturali e altri asset, tutte a favore del Comune. Restiamo nell'area metropolitana, ma ci spostiamo a Chieti. Non ci sarà una commissione d'inchiesta sul buco di bilancio da 12 milioni di euro del Comune, bensì un consiglio comunale straordinario. Questa è la decisione dell'Assise Civica rispetto alla richiesta di indagine avanzata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Il servizio di Gino Di Tizio. Consiglio comunale questa mattina a Chieti. Non ci sarà una commissione di inchiesta con il compito di fare chiarezza sulla situazione dei conti in rosso dell'amministrazione, come chiesto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Ottavio Regenio e Emanuela D'Arcangelo, ma un consiglio comunale speciale, straordinario, al quale saranno invitati tutti i dirigenti del Comune e responsabili di teatri e servizi. È stata questa la scelta della maggioranza di centrodestra, con la intenzione di avere un quadro di tutta la situazione esistente, non solo da un punto di vista politico e delle responsabilità di chi ha gestito le amministrazioni che si sono succedute dal momento in cui i conti non sono più stati in equilibrio, perché è invischiata anche la precedente amministrazione del sindaco Ricci, ma anche dei responsabili amministrativi dei vari settori e della società chiamata a riscuotere le tasse per conto dei cittadini. Verrà fissato questo consiglio straordinario nella speranza che davvero si riesca a capire dove è nata la situazione debitoria del Comune di Chieti e soprattutto si sia in grado di indicare la strada per risolvere la situazione. Questa è nella intenzione di chi ha promosso sia la richiesta di una commissione speciale e di chi anche ha scelto invece di andare a un consiglio straordinario speciale. Vedremo. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo in Val di Sangro, alla Sevel di Atessa, sciopero di 4 ore oggi e domani. Ad indire l'astensione dal lavoro dei manutentori della fabbrica del Ducato è stata la FIOM CGL. Il sindacato è contrario alla volontà dell'azienda di aumentare i turni a 3 ore per 7 giorni. Sentiamo l'intervista a Davide Labrozzi, che è il segretario della FIOM CGL di Chieti. Diciamo che ancora una volta la vita delle persone viene stravolta per effetto di un contratto, quello non sottoscritto dalla FIOM, che in un certo qual modo dà la possibilità all'azienda di fare e disfare, di fare tutto ciò che, diciamo così, ritiene utile fare per i propri interessi, per gli interessi dell'impresa. Il nuovo modello organizzativo che l'azienda ha imposto e che le altre organizzazioni sindacali hanno condiviso prevede un passaggio a 21 turni, significa lavorare 7 giorni su 7 per 3 turni lavorativi. Le persone non sono d'accordo con questa impostazione, vorrebbero che si aprisse una discussione vera, cosa che la FIOM sta cercando di fare, per proporre innanzitutto un sistema turnistico diverso da quello che l'azienda propone. E poi perché si possa compensare dal punto di vista economico il disagio che un sistema di quella natura andrebbe a determinare. Noi abbiamo incontrato l'azienda alcuni giorni fa, c'era già stata una dichiarazione di sciopero che poi abbiamo revocato perché diciamo, l'azienda ha messo su questa disponibilità di incontrarci, l'incontro non ha prodotto alcunché, quindi noi oggi torniamo a dichiarare lo sciopero e nella giornata di oggi e nella giornata di domani ci saranno appunto 4 ore di sciopero per ogni turno lavorativo. Quanti sono i manutentori? Sono quasi 250 persone che all'interno di questa grande azienda compongono, diciamo così, un grande reparto di professionisti, di gente che fa manutenzione su tutti gli impianti e che in un certo qual modo rivendicano anche il diritto sacrosanto a poter dire la loro, non solo perché persone in carne ed ossa, ma perché professionisti nel vero senso della parola.
L'ANAS è intervenuta in località Lago Dragoni di Torino di Sangro con un senso unico alternato sulla statale 16, al di sotto della quale una frana messa in moto dall'erosione dell'acqua marina sta mangiando il terreno che corre appunto sotto la statale 16. Si attendono gli interventi insomma urgenza finanziati dalla regione Abruzzo per cercare di tamponare la situazione. Spunta il senso unico alternato sulla strada statale 16 con la corsia che si affaccia sull'Adriatico non più percorribile. E località Lago Dragoni, comune di Torino di Sangro, ad assistere ora ai semafori per circa 200 metri nel tratto di costa più eroso che rischia di cedere e scivolare a mare. È intervenuta quindi l'ANAS su sollecitazione del sindaco del comune Silvana Priori. Almeno si pensa all'incolumità pubblica. Ampie falde si sono aperte nel sottosuolo. Le mura a difesa della costa sono ormai in procinto di frantumarsi. Profonde buche, i cosiddetti sifoni, segnalano come sia in corso un'imponente frana. Tra l'indifferenza dei piani alti della politica, che invece ha pensato a tagliare il nastro della pista ciclopedonale, incredibilmente a Priori, senza evidentemente mai passeggiare sull'ex tracciato ferroviario e rendersi conto che per adesso sarà un corridoio verde monco, altro che 52 chilometri. Comunque entro qualche giorno sui 200 metri di costa che lambiscono la statale si ergerà una scogliera frangionde con la regione che ha stanziato 200.000 euro col provvedimento di somma urgenza. La In Mare di Termoli ha ricevuto l'appalto dalla direzione opere marittime, un intervento che sarà realizzato in pochissimi giorni. Per gli altri interventi a difesa della costa si guarda per adesso il cielo e si prega, ma i meno ingenui cantano già il De Profundis. Nella sala Ipogea di Teramo sarà visitabile fino al 20 aprile una mostra fotografica sull'Africa allestita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise. Le immagini esposte raccontano il ventennale rapporto di cooperazione scientifica fra l'IZS e il continente africano. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Faccio un salto in Africa con gli amici veterinari, è il titolo di una mostra fotografica allestita nella sala Ipogea di Teramo dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che ha deciso così di raccontare attraverso immagini evocative il lungo percorso di ricerca e sviluppo fatto in Africa negli ultimi 25 anni. È un rapporto importante, è un rapporto istituzionale, è un rapporto funzionale di ricerca. E diciamo l'origine di questa attività sta nel fatto che conoscere l'Africa nelle sue varianti di patologie animali eccetera significa sapere cosa può arrivare da noi e quindi essere pronto a riconoscere le malattie, pronto ad arginare, a far vaccini eccetera eccetera. È interessante ricordare che durante tutti questi anni, sono decenni di collaborazione, la collaborazione si è basata su una presenza dei nostri operatori là in sede ed è stata questa presenza più duratura piuttosto che progetti specifici che ha valso all'Istituto la fiducia di queste persone. Le immagini esposte parlano di un viaggio in un continente bellissimo e ricco di umanità, un reportage che intende prendere per mano i visitatori e far ripercorrere loro le vie tracciate dall'Istituto nel corso del lungo rapporto di stretta collaborazione con i partner africani che nel tempo si è trasformato in una vera e propria cooperazione. Avete fatto tantissime foto, come le avete selezionate? Non è stato facile perché poi abbiamo cercato di dare degli spaccati legati a attività che sono nel nostro DNA, l'igiene degli alimenti, quindi i mercati, far vedere alla popolazione teramana, perché questa è un'attività rivolta a una popolazione, alla nostra popolazione, a Teramo. Far vedere come sono organizzati i mattatoi, far vedere come sono organizzati i mercati, presentare loro quello che è il problema della sanità animale, dell'igiene degli alimenti come ti dicevo prima, la formazione, come noi eroghiamo formazione e come riceviamo formazione, ma soprattutto uno spaccato di vita, è la nostra presenza giù vivendo insieme a colleghi che vivono giornalmente questa realtà. La mostra sull'Africa sarà visitabile al pubblico sino al 20 aprile. E
E adesso andiamo avanti, passiamo alla pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B, ovviamente dal Pescara. Sabato pomeriggio impegno difficile in trasferta per il Delfino sull'ostico campo del Barbera di Palermo, con la squadra di Bruno Tedino che è caduta martedì sera nel recupero contro il Parma. In casa biancazzurra ieri lavoro differenziato per Campagnaro, Brugman e Mazzotta, che saranno indisponibili esattamente come Proietti e Bovo, che non si sono allenati. Il centrocampista uruguaiano è in forte dubbio ed è chiaro che se fosse out sarebbe Machin a prendere il suo posto, vista anche la squalifica di Carraro. Oltre a lui, Valsania e Koulibaly sarebbero gli altri interpreti del reparto nevralgico. In difesa giocheranno Code e Fornasier, probabile chance per Fiamozzi sulla corsia di destra, e Tridente avanzato con Pettinari al centro, supportato da Capone e Mancuso. Però ieri Pillon ha anche provato Cocco come boa centrale del reparto avanzato. Seduta d'allenamento mattutina invece per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla sfida di sabato. Per il Rosanero, al tenente onorato di Bocca di Falco, lavori di attivazione seguiti da esercizi di forza per coloro che sono scesi in campo contro il Parma ed esercitazioni tecniche per chi invece non ha giocato. La seduta è stata conclusa da esercitazioni tattiche. A dirigere la gara del Barbera sabato pomeriggio sarà il signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia, un solo precedente per il Delfino con il fischietto ligure, risale proprio a questa stagione, successo casalingo per 3-1 nei confronti della Pro Vercelli. Adesso scendiamo di una categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Il centrocampista Kevin Varas sembra essere l'elemento imprescindibile in casa biancorossa per la sua duttilità. Proprio il giocatore di origini sudamericane spiega la ritrovata solidità del Diavolo e guarda con fiducia al prossimo impegno di campionato contro il Renate. Sentiamo. È stato un risultato positivo in vista della classifica e siamo stati anche bravi nel pareggiare subito la partita, perché non era facile su un campo, perché comunque è uno scontro diretto, e l'abbiamo colto bene. Adesso ci prepariamo bene per domenica. E vincere è fondamentale, perché sarebbero tre punti importantissimi per raggiungere il nostro obiettivo. Normale che dobbiamo andare in campo con la giusta mentalità e il giusto equilibrio, senza andare lasciando magari troppi spazi e cercando magari prima di stare lì e non prendere gol e poi cercare di farlo. Abbiamo trovato un equilibrio, comunque stiamo lì, cerchiamo di non subire molto e che l'occasione prima o poi ci capita. E dobbiamo magari far meglio rispetto a Gubbio sulla questione magari di concentrazione fin dal primo minuto, perché dopo se prendi gol magari si mette diversamente. Dobbiamo cercare di non ripetere i primi minuti a Gubbio e essere più concentrati fin dall'inizio, e come hai detto te, siamo stati bravi a pareggiare subito la partita, e perché magari in passato se prendevamo gol ma andava un po' più in difficoltà. Ora invece stiamo dimostrando che siamo una squadra comunque viva, che ci crede fortemente, e cercheremo di farlo da domenica fino alla fine. Ormai sto facendo sia un po' a destra che un po' a sinistra, normale che magari gioco diversamente, magari sulla destra gioco col mio piede e invece a sinistra gioco a piede invertito. Però sinceramente non trovo nessuna differenza, mi trovo bene in entrambe le posizioni. Il Renate è una squadra comunque, cioè una bella squadra, e vengono da una vittoria importante, cioè da un pareggio importante, e verranno qua sicuramente per vincere la partita, perché vogliono un posto per fare i play-off. Noi invece dobbiamo cercare di vincere per la nostra salvezza, e visto che giochiamo in casa dobbiamo dare di più rispetto a loro.
Ancora calcio, scendiamo di un'altra categoria, giornata di recuperi quella di ieri in Serie D, l'Aquila al Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, batte sonoramente il Campobasso per 4-1 con i molisani contestati a fine gara, il servizio della partita, andiamolo a vedere. L'Aquila Campobasso si gioca per il rotto della cuffia, cioè la società abruzzese paga una multa in mattinata. Un inno temperanza avrebbe chiuso i cancelli allo stadio Bomboniera, Gran Sasso, Italo a Concia. Vincono i padroni di casa con grande disinvoltura 4-1 contro un Campobasso svagato fin dal principio. Infatti già al secondo minuto angolo di Rucci, amabile dosa, un assist perfetto per De Iulis che dribbla Riccio e segna l'1-0. Di casa. Il piccolo problema è che Amabile gioca nel Campobasso e De Iulis nell'Aquila. Seguono attimi di riflessione perché l'assistente sbandiera un fuorigioco che sarebbe stato un'offesa al regolamento, mentre l'arbitro, signor Cattaneo di Civitavecchia, dice: ho visto bene io, ed è gol aquilano. I rossoblù di casa potrebbero già bissare al settimo, intesa tra Caffiero e Dibbe, con il tiro di quest'ultimo al lato di pochissimo, girandola di cambi improvvisi. Al sedicesimo fuori Boldrini, dentro Di Paolo, negli ospiti, fuori al ventesimo benvenga dentro Salim Ribeiro, sostituzioni dettate da motivi di carattere fisico. Il Campobasso prova una timida reazione tutta nel destro di Marzano al lato del minuto 21. Tre minuti dopo ci prova un volitivo del prete con sfera che sibila al lato. È una fase positiva per gli ospiti, tutta la grinta di Ribeiro nel tiro del 31esimo. Respinto da Esposito, l'azione prosegue con Danucci che cincischia insieme allo stesso Amabile. Entrambi non riescono a creare dei pericoli alla porta aquilana. Clamoroso quanto accade al 32esimo, quasi a centrocampo Caffiero colpisce di testa, il pallone rotola docilmente verso Riccio che si dimentica però della sfera. Un gioco da ragazzi per Ribe, segnare comodamente il raddoppio. Il Campobasso si fa preferire anche se è sostanzialmente inoffensivo, mentre l'Aquila gioca sul velluto al 34esimo triangolo tra Ibe e De Iulis, quest'ultimo fa una carezza al palo rosso-blu. Molisani in bambola completa, frittata servita al 36esimo quando la punizione di Rucci è parata da un braccio maldestro di Marzano in barriera. L'arbitro indica il dischetto e De Iulis non vede l'ora di trasformare, e così accade in effetti. Dopo meno di un tempo l'Aquila 3, Campobasso 0, Foglia Manzillo prosegue il valzer dei cambi. Tra il 38esimo ed il 42esimo fuori nell'ordine Amabile, Marzano e Varsi, in campo Esposito, Lauri, Gerardi e Gomez. Squadra rivoluzionaria. Quattro cambi in 40 minuti, siamo allo scadere. 45esimo, Gerardi taglia da punizione, la palla è colpita di testa prima da Del Duca, poi forse dal braccio di Pupeschi, anche se le proteste rossoblu ospiti per un calcio di rigore si rivelano vane. La gara ha già detto tutto o quasi, la ripresa fa registrare la generosità degli ospiti vicini al gol al primo. Dopo cross di Elefante la manca nell'ordine, prima Balistreri, poi molto più evidente l'errore di Del Prete nell'impatto. Uno dei più vivi sembra essere Gerardi, che al quinto impegna per la prima volta nel pomeriggio Farroni, portiere aquilano, sugli scudi pure al 13esimo quando deve neutralizzare una punizione di Del Duca, e lo fa molto bene. Dall'altra parte gli aquilani non smettono gli attacchi, al 18esimo cross di Caffiero, uscita non perfetta di Riccio, mezza rovesciata di De Iulis, salta di poco la palla. A seguire Battistini concede la standing ovation proprio a De Iulis al 20esimo, rilevato da Padovani, mentre tre minuti dopo nel Campobasso Menna prende il posto di Capozzi. Provano a scuotersi rossoblu ospiti con lo stesso Balistreri chiuso in angolo al 24esimo in uno dei suoi rarissimi spunti di cronaca. Dal corner che ne segue, calciato da Gerardi, corregge in rete Gomez. Siamo sull'1-3. Il Campobasso cerca di rendere il boccone meno amaro, ma a sfiorare il gol è al 29esimo Caffiero con un tiro incrociato smanacciato da Riccio. Quest'ultimo è protagonista al 32esimo quando para un tiro distante di Rucci, poi chiude molto bene una conclusione ravvicinata di Fabrizi. Attacchi abruzzesi premiati al 35esimo con il poker di casa, taglio di Caffiero, irrompe dalle retrovie Sieno che manda in rete pallone e portiere. Importanti le proporzioni del punteggio, che rimane 4-1 anche grazie alla deviazione di Riccio su Di Paolo quando correva il 41esimo. Finisce con una discussione fra i tifosi del Campobasso saliti in Abruzzo, la squadra ed il presidente Leone. Il
Campobasso ha il dovere di rialzarsi. L'Aquila domenica prossima proverà a stoppare la capolista Matelica. Vittoria anche nell'altro recupero per il Pineto. Chiaffabriano vince 3-1 e avvicina sensibilmente la zona playoff, ora distante soltanto un punto. Sentiamo Andrea Costantini. Il Pineto espugna lo stadio Aghetoni di Fabriano per 3-1 e si porta ad un solo punto dai playoff. Prova maiuscola per la squadra di Amaulo, che ha accelerato nel secondo tempo aggiudicandosi l'intera posta. Dimenticato il bruciante stop casalingo coi nerostellati grazie ai 7 punti collezionati nelle ultime 3 gare. La sconfitta d'altro canto inguaia quasi definitivamente il Fabriano Cerreto, che non si avvicina al terz'ultimo posto e la retrocessione è dietro l'angolo. Rispetto alla gara vinta sull'Agnonese, il tecnico pinetese Amaulo è privo di Pepe e lascia in panchina Mariani e Cercelluti, al loro posto Orlando, Di Rocco ed Esposito. Confermata la coppia d'attacco Tomassini-Gragnoli. Sul fronte opposto squalificato Farò, l'allenatore Francesco Monaco ritrova Peronullo in avanti a far coppia con Zuppardo. La prima parte di gara scivola via senza grandi sussulti e sul filo dell'equilibrio. Nella ripresa però bastano 9 minuti al team di Amaulo per portarsi in vantaggio. La firma è quella di Gragnoli. La reazione del Fabriano Cerreto passa per la mossa di Monaco, che inserisce Pier Gallini, il quale poco dopo, al 28esimo, ripristina la parità 1-1. Il segno X non serve granché ad entrambe e nel finale il colpo di reni risolutore è quello del Pineto, che piazza l'1-2 decisivo. Anche Amaulo indovina la mossa giusta dalla panchina e Farias al 41esimo rimanda in vantaggio gli adriatici 1-2. In pieno recupero è invece Esposito a chiudere definitivamente i conti, calando il tris. La corsa a playoff del Pineto dunque prosegue con la trasferta di Campobasso di domenica prossima. Per il Fabriano sarà invece ultima spiaggia con il Monticelli. Questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il TG6, che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora e buona giornata.